Ok, siamo pronti. A Cristo! Edo, vai in scena! Oh, porca trota! Ma voi siete completamente impazziti! Ma per poco non mi facevate scapicollare sul divano! Va bene, volete che io torni a fare video così, dal nulla, senza avere un argomento, senza niente? Va bene, vi accontento! Qual è il problema? Where is the fucking problem? Mi metto qui, a posto! Ehi, genialone! Non ti ricordi che magari per fare un video servirebbe, che ne so, una luce? Quindi chiamate il direttore della fotografia e fatemi dare almeno luce. Una spotlight. Ricordatemi di licenziarlo. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Come state? Come state? Spero vi vada bene questa estate torrida. Perché sto facendo questo video in pantaloncini? Solamente che voi non potete vederlo perché sono nascosto dal tavolo. Con 40 gradi all'ombra. Beh, perché io fino a poco tempo fa non stavo sulla superficie del sole, ma ero in Trentino Alto Adige tra le mucche e le caprette che mi fanno ciao a far compagnia ad Heidi. Heidi non era del Trentino Alto Adige, ma non fa niente. Lo sto facendo perché ultimamente mi avete fatto veramente tante domande su Instagram riguardo a diversi argomenti. Primo tra tutti, lo scioglimento del Cerbero. Ora sappiatelo e veniate a conoscenza di questa cosa che io non sono mai stato d'accordo sul parlare di altri su questo canale, se non in maniera positiva. Ma dato che ogni tanto mi prende lo schiribizzo, mi viene in mente di poter sputare in un certo senso veleno, ecco, un po' quella zanzarina che vi punge, che vi fa creare quel come posso dire, quel pruritino, ok? Ecco, io sono quel tipo di zanzara su questi argomenti. Perché? Perché do la mia visione del mondo, che è una cosa che purtroppo molto spesso determinate persone qui sul web la fanno sempre in maniera critica. Ora io non sono né un critico, facevo critica cinematografica nel 2012 quando ancora non andava troppo di moda e mi stava proprio sul cavolo il fare il recensore, quindi giustamente cosa succede? L'ho preso questa bella pallottalata di recensione, l'ho gettata nelle fiamme degli inferi e lì deve rimanere a fare compagnia a Belzebù e a Lucifer. Comunque cosa succederà? Tutto quello che dirò. Giuro, non è colpa della caffeina, era solo il terzo, sono solo frutto di opinioni personal. Sono solo chiacchiere da caffettini. Fatevi una vostra opinione. Grazie e tranquilli, non ci stanno bombardando, cioè non ancora. Succederà che tutti gli argomenti di cui io andrò a parlare sono visti dal mio punto di vista, un po' come il farmi girare gli ingranaggi di Peter Griffin. Perché fare questo video? Allora, questo video lo faccio semplicemente per un motivo. Mettetevi comodi, fatemi un bel caffettino caldo alla mia, io oggi mi sono fatto l'americano, e parliamo un po'. Questo format sarà brutale, mi farò molti nemici, tanti nemici, tanti. È possibile che ogni volta che io manco dal web qui succedono i disastri atomici? 2 secondi prima ero lì a streamare tutto carino e coccoloso su Twitch facendomi bene amati fatti miei e subito 2 minuti dopo il Cerbero si scioglie. Non ho capito! Ma comunque, molti mi hanno chiesto di dire la mia su questo scioglimento di questa grandissima testa del Cerbero. Ma io sinceramente evitavo di espormi perché mi sono già esposto su quel di Twitch. Dato che ormai siamo qui e mi hanno detto di fare un video enorme, a questo punto va bene, lo facciamo. Allora, io non sono mai stato il tipo da far video su altri perché sinceramente non me ne è mai interessato nulla. Sinceramente buttarmi all'interno del topic ormai di qualche mese mi sembrava veramente come accanirsi sulla Croce Rossa. Cosa ne penso della scissione del Cerbero Podcast? Beh, signori, me ne frega altamente nulla. Mi dispiace perché comunque volente o nolente erano dei colleghi di Twitch, colleghi che io tutto sommato rispettavo, trovavo che quel mezzo di comunicazione sia effettivamente stato sprecato dalle 3 teste che condividevano questo palcoscenico. Comunque ricordiamoci sempre che il Cerbero era un progetto corale e come tale, essendo un progetto corale, erano messi in mezzo anche altri personaggi che sono persone prima di essere personaggi. Il buon Marra, il buon Mr. Flame e il buon Tutubi si sciolgono. Ora,
Io non voglio sinceramente parlare di ciò che ne è nata dopo questa scissione. Voglio fare un appello a Mr. Flame. Gianluca, io ho sempre avuto un grandissimo rispetto per la tua figura sul web e ho sempre condiviso l'idea del nasconderti dietro una maschera per poter effettivamente dire come la pensassi. Ti ho sempre visto come una sottospecie di Undertaker di YouTube. Vedere che hai scritto le storie con le fiamme dicendo che io non mi voglio fermare perché farò vedere a tutti Mr. Flame, tornerò il Mr. Flame migliore di quello di una volta. Sì, no, ti prego, basta, finiscila. Cioè anche Undertaker dopo un po'... Dopo che è uscito dalla sua cassa da morto 15 milioni e 600 volte ha detto: bah, a canno, ciaone, se rivedemo. Fa qualche pay per view ogni tanto, ma lo usano là un po', gli danno l'acquetta e lo fanno un po' riprendere, capito? Una cosa del genere. Però non è più cosa. Cioè, il personaggio di Mr. Flame è morto quando Mr. Flame si è tolto la maschera. Cioè, parliamoci chiaro, diciamoci la verità. Siamo nel 2024. Trattare ancora il proprio personaggio come quando si aveva la maschera è da stupidi. Non ha più senso. Anche perché determinate cose te le puoi permettere se sei nascosto dall'anonimato. Te lo puoi permettere perché c'è sempre il personaggio a fare da cuscinetto. Ma quando cali la maschera e sei lì esposto davanti a tutti, accollati il fatto di essere esposto. Cioè, come mi sto accollando io adesso di aver detto determinate cose su di voi che, per carità di Dio, possono essere sbagliate. Ripeto, sono opinioni personali. Non sono opinioni che la gente deve prendere come oro colato. Assolutamente no. Se il Cerbero fosse un film, starei parlando male di un successo al botteghino. Però l'efficacia di un progetto non ne compromette il lato critico. Assolutamente no. Io sono libero di avere la mia opinione personale nel momento in cui non è della vostra. Quindi per me gli ultimi istanti del Cerbero sono stati una pagliacciata. Come è stata una pagliacciata il fatto di aver mandato Tutubi da soli live a parlare con gli scudi totalmente abbassati, distrutto. Era lui stesso vittima della propria relazione tossica col Cerbero. Quindi la mia risposta a tutto quello che mi avete detto erano un buonissimo progetto per il web, hanno fatto tanto tanto bene, ma hanno fatto per più delle volte rincoglionire il proprio pubblico, perché il pubblico è diventato una sottospecie di simbionte dello stesso format che portavano. Infatti la chat del Cerbero era un puttanaio, non si capiva niente, erano solo meme, rotture di palla ad altri canali, insulti a canali che erano stati criticati, vedi la cosa di Ciccio Gamer, e insomma le cose queste sono, come vi piace dire a voi, fattuali. Il fatto che voi abbiate avuto una chat di persone che non sono in grado di mantenere un rapporto umano con il proprio Beniamino è sotto gli occhi di tutti. E il solo di ste cose? Sei infallito. Ma è proprio, è follia! È follia! Lo stai facendo proprio ora, bacchettone! T'hanno sborato addosso. L'ottica di correre ai ripari, mi hanno scritto: mo che farai il Gesù Cristo podcast, che farai? No, per me anche questa è una cosa seria. Io non lo so quello che farò, capito? Cioè, io lo sapevo tanto che avrei detto: ho ricevuto lo Spirito Santo. Risposta? Merda, totale merda. Ma volete capire quello che sto cercando di dire? No, è palese, è lapalissiano che no, che non me ne frega un cazzo. Quando mi dite sei infallito mi fa male, perché a chi cazzo piacerebbe dire, sentirsi dire mentre si sta aprendo sei infallito? Ma è normale secondo voi? È normale fare sto lavoro? Io non ci sto più a ste dinamiche, non ce la faccio più, veramente. Gabriele ha scritto che non accetta il fatto che io dica che c'è una chat piena di insulti perché lui la modera. So in che modo intacca me e i miei colleghi la chat e di sicuro non sono cose che andiamo a dire così. Perché ti dicono tutti: non far vedere le tue insicurezze alla chat, non dargli modo, non dargli modo di ferirti. Perché? Perché si accetta il fatto che ci sia un mostro pronto a ferirti appena vede una tua insicurezza. E ci credo che bisogna essere tutti degli egomani
giganteschi per sopravvivere qui. Tanto il consiglio è sempre quello: fatte la corazza, fatte la corazza, fatte la corazza. Ma quale corazza? Io voglio essere proprio così sempre, aperto a ricevere la merda, perché dico quello che sta nella mia testa. E mo, capito, passo pure per cosa, per uno che dice che la chat lo insulta, ma è pazzo. È completamente pazzo. Vabbè. Mi dispiace che il Cerbero non ci sia più. Mi dispiace perché sono dei colleghi a livello di piattaforma, anche se io non sono il loro collega, perché in realtà non ho i numeri che c'hanno loro. Magari adesso gli ospiti e i numeri che c'hanno loro, vuol dire che hanno fatto bene le loro scelte. Io mi dispiaccio perché non sono mai stato uno di quelli che diceva che gode se muore una persona sulla piattaforma. Non è successo nei tempi di Zeb89, non è successo col Gabrone, non è successo con tanti altri canali. Non succederà con il Cerbero, anzi auguro a loro il meglio e auguro ad ogni progetto nato post Cerbero di poter trovare la propria dimensione. Ma Flame, Yassage, Nozzi. Ricordati una cosa che mi ha detto il mio professore di cinematografia, Guido Chiesa: l'avere il 4K, l'8K, avere una buona qualità video e audio non corrisponde a fare bene un progetto. Ci capiamo? Quando si prova a fare troppo il personaggio, si cade vittima dello stesso. E magari se una persona voleva fare una discussione intelligente con almeno degli spunti critici, non ci riuscirà più, perché deve essere continuamente estromesso da questo concetto grazie ai meme. Non sto facendo questo video così campato in aria giusto per buttare un po' di flame a sinistra e destra. Non mi è mai interessato farlo e mai mi interesserà. Ma dato che mi hanno letteralmente scritto in tantissimi, a questo punto rispondo, perché sono stato chiamato in causa. Cosa ne penso di questa che hanno chiamato follia dell'ego di Tutubi, che da un giorno all'altro si è convertito al cristianesimo? Non me ne frega un c***o. Il problema di YouTube fa cagare Tutubi è stato che non ha mostrato le cose alla luce del sole. Il suo cambiare da un momento all'altro, dopo un personaggio altamente ironico barra critico barra sconquassazevole, dopo quel personaggio non può essere più recepito come una persona normale. Dal momento in cui cerca di fare una riflessione intelligente, non ti vedono più per quello che eri, ti vedono per il personaggio che sei, e quindi ogni 2 secondi che parli verrà usato contro di te, un po' come un'aula di tribunale. Perché il Cerbero Podcast più o meno è sempre stata, quasi sempre, un'aula di tribunale. Tribunale del web? Assolutamente sì, ma un'aula comunque di tribunale. Sono state fatte tante cose positive, tante iniziative interessanti e tanti sprechi enormi. Simone Santoro, hai fatto uscire un video che sto facendo proprio dopo aver visto questo video, che è Rientro la faccia o Entro la faccia, ora non mi ricordo bene. C'è stato un momento all'interno di una mia live Twitch dove sono stato aspramente criticato, dove io dissi: Tutubi non è più niente, o meglio, Simone Santoro è morto nei confronti di quello che è il suo personaggio. E purtroppo, mi dispiace dirtelo, ma si è effettivamente rivelato reale. Io ti spiego una cosa, perché sul web ci sto da tanto tempo, dal 2006. Ho visto personaggi crearsi, plasmarsi da soli, evolvere e poi morire. Perché il processo vitale di un personaggio è questo. Non esistono altre vie di mezzo. E quindi, signor Tutubi, signor Simone Santoro, Simone, tu sei un cantante con i contro Zebedei. Una cosa che sempre mi ha fatto appassionare a quella che era la tua persona, ma non solo, alla tua immagine che portavi nel web, è che eri la persona che usava appunto internet per poter ripulire il mondo di YouTube da quella che era l'emarsità, come direbbe il buon Davide Puato di Stock Droid. Ma il problema è che, citando la famosa frase di Batman, o muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. Ora, in questo caso non sto dicendo che tu ti ha fatto crescere delle protesi di stile Doc Ock, assolutamente no. Ti voglio far intendere che purtroppo te la sei andata a cercare, e su questo non ci piove. Te la sei cercata perché ti sei fatto divorare da quel mostro immenso che è la fama. E cercherò di essere il più sincero possibile.
Perché noi cerchiamo la fama, noi piccolini? Perché pensiamo sempre di poter effettivamente cambiare le cose in gioco. Ma le cose in gioco non cambiano. Per questo motivo io ormai sono fiero di quello che è il mio orticello creato su YouTube, su Twitch e su quelli che sono i miei piccoli social network, perché siamo pochi ma buoni. Sarei un bastardo e un ipocrita a dirti che non sarei contento se arrivassero milionati di follower. C'è una piccola storiella che ti voglio raccontare, e questa storiella è uguale a quella di tante altre persone, ma è necessario che io ve la racconti. Edoardo Amati è nato sul mondo del web con lo pseudonimo di Mr. Revenge. Era un canale che io tenevo dove mi vendicavo in un certo senso di altre persone. Dopo quella parentesi esce Mr. Revenge Short Movies, canale che poi mi fu hackerato, che mi ha portato comunque tanta soddisfazione. Che cosa succede? Qual è la mia vera vita sul web? Io voglio diventare regista e ho tralasciato quelle che potevano essere degli interessi personali per poterlo provare a diventare. Ho sostituito il mio lavoro principale, che era quello dell'attività del libraio, lasciando un contratto a tempo indeterminato per buttarmi nel vuoto e fare questo passo. Ho avuto molta paura, l'ho tuttora e non ti voglio mentire, ma questo è per farti capire cosa, Simone. È per farti capire che quando si prendono delle scelte non lo si deve dare in funzione dell'ego, perché poi ci ritroviamo con la morte dell'ego, e quando muore l'ego fa male, come detto anche tu in quel video, che comunque io vi invito a vedere qualora voleste vederlo. Ma cosa mi è sembrato a me quel video? Mi è sembrato un po' le lacrime di coccodrillo. Ecco, ce ne sono state dette tante intorno a questo tavolo, citando il buon Calvin Candy di Jungle Chained, ma ci siamo scordati di dire la cosa più importante. Cioè che se determinate cose ti vengono fatte notare, vuol dire che effettivamente tu gli devi dare una rilevanza. Altrimenti non si cambierà mai. Quindi il mio consiglio qual è? Tu non hai, adesso non hai un'isola felice dove tornare, se non quella di YouTube, che sarebbe più o meno come, non lo so, sputare nel piatto in cui hai mangiato per poi ritornarci a mangiare nonostante lo sputo. E questa è una cosa che, caro mio, ho contestato anche a Zeb. Tantissimo l'ho contestata a Kenneth, parlandoci anche in sede privata sul suo Discord. Ma quello che mi ha fatto difendere la figura di Kenneth Caselli di fronte alla tua è semplicemente una: è che se ne è reso conto, perché a un certo punto le persone glielo hanno fatto capire, anche se lui ha dovuto fare una grande riflessione su se stesso. Quindi il mio consiglio, da persona che è stata tossica in passato e che ogni tanto ha sempre paura di poterci ritornare, è che molla il web, torna a cantare, pratica di più quella che è la tua nuova fede e soprattutto torna a fare ciò che ti piace. Perché questo ritorno d'immagine che tu ti sei andato a creare adesso, quindi il voler togliere la tua faccia dal web, non cancella in nessun modo quelli che sono stati i tuoi errori. E se tu pensi che il tornare al passato possa in un certo senso salvaguardarti da quello che sarà il tuo futuro, purtroppo ti do una brutta notizia. Non sarà così, perché quello che ho imparato io sul capire che differenza passa tra passato e presente è che il passato non ritorna. Non si può ripetere il passato. Non si può ripetere il passato. No. E quindi ti direi di evolverti, come fatto con la chiesa, e cercare un'altra via. Magari, non so, risegnarti al conservatorio. Io trovo che la colpa non sia solo di il buon Tutubi, perché anche Marra ha sostenuto una cosa che ho detto anch'io in maniera indiretta: non devi stare al Cerbero Podcast, te ne devi andare, te ne devi andare, se no è come quando ti lasci con una ragazza e continui a vivere da lei. Magari ogni tanto si potrà riaccendere la fiamma, ma non sarà mai la stessa fiamma. Paragonando il Cerbero come una relazione tossica. Quindi io la vedo così. Questa relazione tra di loro era diventata tossica. C'erano degli elementi che si erano palesemente stufati e che infatti non hanno visto nemmeno un secondo per poter cambiare cappella. E non sto parlando di
Mr. Marra. Ma naturalmente bisogna rendersi conto della realtà, cioè che stavano già cadendo nel baratro. Dopo il momento glorioso di Rosario Ricciardo e il Sabbagate, che ho visto più volte che con piacere, non c'era più nulla. E dal momento in cui è mancato il contraddittorio, cosa che ha sempre fatto da monumento al Cerbero, ecco qui che è crollato il gruppo. Alla fine della fiera, io su questo canale non muoio mai e sto cercando di portare anche questi video un po' più chill, un po' più talk per certi sensi. Voi solo mi dovrete dire se vi piace o meno il foro. Detto questo, dal vostro amichevole Edoardo Amati di quartiere, oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima e niente ragazzuoli, buon caffettino. Contento? Non lo so, la soluzione però è questa. Siete voi il problema. E perdendo le tue scuse da parte tua, a me e a tutti i cristiani in ascolto. Ma vaffanculo. Vaffanculo te, ignorante. Ma basterebbe una parola, crollerebbe tutto quanto il castello di cartone che chiamate fedeltà. Doppie facce, doppi giochi, ma purtroppo metà testa. Questo è un atto di istruzione, la calma è dopo la tempesta. Preferisco i finti auguri di uno che non vedrò più, che dare in pasto tutti i miei sogni al più.